Salve lettori compulsivi e non. Io sono Lady Eileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi vi farò ascoltare un estratto tratto dal libro Carlo III. Il nuovo re. Storia confidenziale della nuova corte d'Inghilterra. di Robert Hartmann. Edito Rizzoli. Ma prima, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e, se vi va per i vostri acquisti, di usare il mio link di affiliazione Amazon che trovate nell'info box. A voi non costa niente, mentre io avrò una piccola percentuale per migliorare la qualità dei video e contenuti del canale. Grazie! Introduzione come Elisabetta II prima di lui, re Carlo III preferisce essere giudicato sulla base del suo operato e non rilascerà interviste periodiche dal trono. Avendolo intervistato e avendo parlato in molte occasioni con lui quando era principe di Galles, mi ero fatto un'idea chiara e completa dell'erede al trono molto prima della sua ascesa. Allo stesso modo avevo incontrato spesso l'allora duchessa di Cornovaglia, sia durante le visite reali sia agli eventi da lei organizzati a Clarence House a sostegno di varie cause oppure intervistandola per qualche documentario. Entrambi mostravano sempre il loro lato più autentico. Non ti chiedevi, come con altri personaggi in vista, che genere di persona ti avrebbe accolto quel particolare giorno. Al momento della morte di Elisabetta II, in molti si domandavano come fossero veramente il nuovo re e la nuova regina. La risposta era già davanti ai nostri occhi. Non avrebbero subito un cambiamento radicale o un trapianto di carattere. Ma come si sarebbero comportati al cospetto di eventi a cui nessuno può mai essere davvero preparato? Nessuno in precedenza aveva assunto il ruolo di monarca in questa fase della vita. Vale la pena considerare che quando Elisabetta II aveva la stessa età, si stava avvicinando al suo giubileo d'oro. Come avrebbero affrontato questa sfida monumentale? In questa nuova esistenza ancor più sotto osservazione, cosa avrebbero pensato di noi e noi di loro? Ho avuto la possibilità di seguire tutto da vicino: il trauma, la fase di transizione e l'istituzione di un nuovo modus vivendi. Ogni tanto mi trovavo accanto a una telecamera, più di frequente solo con penne e taccuino. Il mio intento non era scrivere una biografia completa. L'edizione inglese di questo libro è stata pubblicata all'inizio del 2024 e da allora la monarchia si è trovata ad affrontare due sfide in parallelo, entrambe molto personali. Sia il re sia la principessa di Galles si sono sottoposti a una cura per il cancro. Il re ha dato l'annuncio della sua malattia nel febbraio 2024 mentre la principessa ha reso nota la propria diagnosi a marzo, dopo la comparsa sui social network di teorie del complotto sempre più raccapriccianti. È stato comunicato in seguito che entrambi stavano rispondendo bene alla terapia. Si è ovviamente reso necessario limitare le loro interazioni con il pubblico per evitare ogni rischio di infezione. Se la principessa ha cercato di trascorrere la convalescenza nel modo più privato possibile, il re ha consentito una maggiore visibilità, come ci si aspetta da un monarca. La massima della compianta regina, devo essere vista per essere creduta, rimane valida per il suo successore. Ha continuato ad assolvere agli impegni ufficiali ogni volta che i medici gliel'hanno permesso, incluse le riunioni con il primo ministro e gli ambasciatori. Nel giorno di Pasqua, all'uscita della messa nella cappella di San Giorgio, abbiamo visto stringere le mani di coloro che gli auguravano una pronta guarigione. Per l'inizio dell'estate è stata annunciata la sua partecipazione a importanti eventi all'aperto. Per tutto il tempo il re è rimasto fermo nel proposito di non compromettere i suoi doveri costituzionali. L'approccio e l'entusiasmo con cui affronta il suo incarico quindi non sono mutati. Questo è un ritratto contemporaneo del nostro nuovo re e della sua corte. È anche un resoconto di prima mano di ciò che accade quando prendi il posto della donna più famosa del mondo alla guida dell'istituzione più eminente della Gran Bretagna, diventando il capo della famiglia più celebre del paese e sovrano di un'area del pianeta più grande rispetto a qualsiasi altro capo di Stato sulla Terra. 1. C. Rex Il re sta facendo il suo giro per Windsor Great Park. Da quando è salito al trono all'età di 73 anni, ha avuto molto di cui occuparsi, sia come capo di Stato, sia come capo della famiglia più celebre del paese. Tra le sue nuove mansioni, facoltativa più che ereditaria, c'è quella di ranger del parco, un terreno di caccia reale al cervo sin dai tempi di Guglielmo il Conquistatore. Oggi il compito del Ranger è proteggere la fauna selvatica, oltre a tutto il resto, in questi 2000 ettari di prati, boschi e giardini. Insieme al suo vice a tempo pieno, il re si sta lentamente avvicinando a un branco di cervi nobili che si ripara da una burrasca in un boschetto. Rimane particolarmente colpito da un gruppo di maschi adulti. Il peso che devono portare sulla testa è incredibile, riflette il re. Che forza deve avere il loro collo per sostenere quei palchi? È un'osservazione interessante da parte di un uomo che dovrà fare i conti con un peso considerevole da portare sulle spalle, sia in senso figurato, sia nel giro di pochi mesi letterale, nell'abbazia di Westminster. È una scena che stimola l'immaginazione artistica, la metafora del cervo come sovrano, il peso incredibile e scomodo che grava sul capo che porta la corona. La vita di un nuovo monarca nel ventunesimo secolo non è un'esistenza pericolosa come ai tempi di Shakespeare, ma comporta ancora molteplici sfide. Un ex segretario privato ne segnala una in particolare. Carlo III deve fare i conti con un mondo a cui vanno costantemente ricordati i meriti della monarchia. Quando la regina salì al trono non c'erano dubbi, era semplicemente accettata, dice. Ora le persone hanno dei dubbi. Possono desiderare una monarchia, ma sentono anche il bisogno di essere convinti. Inoltre, il re è consapevole, dice il suo ex collaboratore, che la sopravvivenza della monarchia britannica non è mai stata scontata, ma che essa ha goduto di circostanze storiche particolarmente propizie. Gli eventi che possono porre fine a una monarchia non si sono verificati nei due secoli trascorsi da quando i francesi ci hanno mostrato che poteva esserci un'alternativa. Non abbiamo perso nessuna guerra importante, non abbiamo subito gravi dissesti economici e non abbiamo avuto alcun sovrano che si sia comportato in modo davvero vergognoso. A questo ha contribuito anche il fatto che per più del 55% del tempo la monarca sia stata una donna. Più la regina continuava a stabilire nuovi record, più lo stesso valeva per il figlio maggiore. Nel 2015, ad esempio, Elisabetta II ha superato la regina Vittoria diventando la monarca più longeva nella storia britannica. A quel punto, il principe di Galles aveva già battuto da ben quattro anni il record di Edoardo VII come più longevo erede al trono. Nel 2013 il principe è diventato anche l'erede più anziano, all'età di 64 anni, quando ha superato Guglielmo IV. Ciò lo ha reso la persona di gran lunga più anziana della storia a succedere al trono. 73 anni al momento dell'ascesa e 74 nel giorno dell'incoronazione, mentre sua madre ne aveva avuti rispettivamente 25 e 27. Alcuni avevano predetto che il suo mandato sarebbe stato solo una gestione di transizione tra la monarca più longeva della storia britannica e una gestione più giovane e affascinante guidata dal futuro re Guglielmo V. Per quasi tre decenni. I sondaggi pubblici avevano periodicamente dato un risultato di parità o addirittura segnalato che la maggioranza del pubblico preferiva il principe William a suo padre come immediato successore di Elisabetta II. Questi sondaggi trascuravano un punto essenziale. Il principe William non aveva alcun interesse a prendere il posto di suo padre. Come mi ha detto lui stesso poco prima del giubileo di diamante del 2012, William cercava disperatamente di non pensare al destino che lo attendeva. «Per quello si può aspettare finché non sarò un po' più grande», ha aggiunto. Considerata la longevità di entrambi i genitori di Carlo III, nonché la forma fisica e lo stile di vita piuttosto sobrio del re, è più che probabile che il nuovo principe di Galles aspetterà ben oltre 60 anni prima di diventare sovrano. Non solo il re sente di essersi guadagnato la sua posizione dopo il più lungo apprendistato della storia, ma non ha nemmeno intenzione di imporre un simile fardello al figlio prima di quanto l'onnipotente vorrà. Un commento ricorrente in quei primi giorni del nuovo regno era: Beh, Carlo ha sicuramente avuto tutto il tempo per pensarci. Questa era semplicemente la verità. Secondo la principessa reale, è uno dei grandi punti di forza del fratello. È una questione di prospettiva, spiega. Ha visitato gran parte del paese. È ben informato. Ha avuto maggiori possibilità di vedere di più. Ho sempre pensato che dovesse essere stato un enorme svantaggio per mia madre, perché lei era stata letteralmente gettata in quella situazione, in un modo piuttosto inaspettato, e non aveva avuto la possibilità di accumulare un'esperienza così ampia. Tuttavia, nel corso di quei lunghi anni. Proprio come sua madre, Carlo aveva rivelato ben poco di ciò che aveva in mente. Persino la sua stessa famiglia non era del tutto sicura dei suoi progetti per la monarchia. Ciò che è apparso chiaro fin dall'inizio è che Carlo III aveva idee articolate sullo stile e sul tono che voleva dare al suo regno, anche se preferiva tenerle per sé. Non esisteva alcun minuzioso piano generale chiuso in un cassetto che attendeva di essere messo in pratica. Anzi, come vedremo, Carlo era decisamente restio a discutere i dettagli anche con i suoi stessi consiglieri, per non parlare di imbarcarsi in dibattiti più ampi mentre Elisabetta II era ancora in vita. Non sfidare il destino e lodevolmente diffidente sono due espressioni usate da fonti vicine per darne una spiegazione. Tutti avrebbero dovuto semplicemente aspettare e vedere cosa sarebbe successo una volta arrivato il momento. Da qui l'elenco di previsioni convinte, ormai tranquillamente accantonate e dimenticate. Carlo III non avrebbe mai vissuto al castello di Windsor. Gli sarebbe risultato difficile contenere le proprie opinioni. Avrebbe sconfinato nella politica compromettendo la propria neutralità costituzionale. Non avrebbe mostrato alcun interesse per il mondo delle corse. Non avrebbe condiviso l'impegno della madre nei confronti della Chiesa d'Inghilterra. Avrebbe snellito la monarchia e non avrebbe avuto tempo per anticaglie come la Gold State Coach, la carrozza dorata di Stato. Su un punto però gli esperti avevano colto nel segno. L'era del Corgi è giunta al termine, è iniziata l'era del Jack Russell. A suo modo di vedere è un po come per la professione legale, i cui membri possono essere avvocati e poi giudici, dice uno degli assistenti di livello più alto del re. Puoi essere un avvocato e poi puoi diventare un giudice. È un lavoro completamente diverso, ma quando arriva il momento cambi e viene accettato. Secondo uno dei suoi collaboratori più stretti, Carlo è consapevole anche del fatto che qualsiasi organizzazione sia più vulnerabile durante una transizione. Il cambiamento è sempre un momento di debolezza, quindi quando avviene un cambiamento devi essere migliore del solito, afferma uno di loro, aggiungendo che il re, come sua madre prima di lui, è convinto che una buona leadership si componga di due aspetti principali: fiducia e visibilità. Per quanto riguarda la prima, Carlo III, come Elisabetta II, è considerato autentico. Che alla gente piaccia o meno, l'idea di una monarchia ereditaria, o anche solo Carlo in quanto persona, si vede che lui è, con sincerità e coerenza, sempre se stesso. Per quanto riguarda la visibilità, il principe di Galles è cresciuto seguendo il mantra di sua madre: Devo essere vista per essere creduta. All'indomani della sua scomparsa è apparso subito chiaro che anche lui avrebbe rispettato questo principio. Doveri e convenzioni che all'inizio del regno precedente probabilmente sarebbero stati distribuiti nell'arco di molti mesi si presentarono quasi immediatamente. La prima trasmissione di Carlo III è stata registrata nemmeno 24 ore dopo che era diventato re. Quella di Elisabetta II, diffusa via radio, ebbe luogo dopo dieci mesi e mezzo dall'inizio del suo regno. Entro pochi giorni ci sarebbero state visite a tutte le nazioni del Regno Unito. Il lutto di corte, che all'indomani del funerale di Stato di Giorgio VI durò due mesi e mezzo, sarebbe terminato esattamente una settimana dopo le di Elisabetta II. In meno di tre settimane il monogramma reale C terzo R che sta per Charles III Rex, era pronto e già utilizzabile su cassette postali, uniformi militari e documenti ufficiali. Nel 1952 ci vollero più di cinque mesi prima che il progetto del E. R. fosse approvato. Le investiture sono state di nuovo operative nel giro di un mese. La monarchia britannica è orgogliosa di essere una forza di stabilità e continuità. Lo dice sul suo sito web in cima alla homepage. Da qui la sua sensibilità verso qualsiasi minaccia transitoria. Non ci furono problemi del genere quando Elisabetta II succedette a suo padre, mentre la minaccia era stata molto concreta per Giorgio VI. Lo testimonia la rapidità con cui fu organizzata la sua incoronazione, subito dopo l'abdicazione del fratello maggiore. Nel caso di Carlo III è stato un altro fattore a dettare il ritmo. Il nuovo re vuole e ha bisogno di lasciare il segno con la regina Camilla al suo fianco. È piuttosto difficile iniziare questa nuova fase della vita quando entrambi hanno superato i settant'anni, sostiene la marchesa di Lance Downey, amica e compagna della regina. So in particolare che ci sono moltissime cose che il re desidera fare e ottenere, e dubito che le sue giornate avranno mai abbastanza ore per farle tutte. Un indizio si trova nella sua prima trasmissione, durante la quale si è impegnato a seguire la devozione incrollabile al dovere della sua defunta madre, finché Dio vorrà mantenermi in vita. Ha accettato il fatto che se vuole ottenere dei risultati velocemente, allora è meglio non stravolgere troppo la macchina monarchica. Circolavano storie e anche The Crown ha diffuso questa idea, secondo cui lui desiderava disperatamente che la regina abdicasse. Ma erano tutte sciocchezze, dice un buon amico del re. Dopo la sua morte gli ho sentito dire, mi sono sempre chiesto se quel momento sarebbe mai arrivato, ma non avrei voluto che accadesse nemmeno un minuto prima. E ora so cosa voglio fare. Forse affronterà alcune cose in modo diverso, è ovvio, ma sente, come monarca, di essere molto più vicino al suo modo di agire di quanto lo sarà la prossima generazione. Per certi versi il suo faro non è tanto la compianta madre quanto il nonno. Un'intima amica di famiglia racconta di quando, poco dopo l'ascesa al trono, ha fatto le condoglianze al nuovo monarca, assicurandogli che sia sua madre che la regina madre avrebbero vegliato su di lui dall'alto. È molto gentile da parte tua, le ha risposto Carlo III, ma la persona di cui sento la mano sulla spalla è il re. Giorgio VI ha sempre avuto una grande importanza per lui. Ormai rimangono in vita solo due persone fra quanti si trovavano a Sandringham House la notte in cui il re morì nel suo letto, nel febbraio 1952. Il principe Carlo, che allora aveva tre anni, e la principessa Anna, che ne aveva uno, erano dai nonni, mentre la principessa Elisabetta e il duca di Edimburgo si trovavano in Africa. I primi giorni del loro tour del Commonwealth intorno al mondo. Il principino apprese dalla nonna la notizia della morte del re. L'estratto finisce qui. Se volete saperne di più, non vi resta che leggere il libro. Se volete che legga un estratto di uno dei vostri libri preferiti o volete darmi qualche suggerimento o c'è una voce maschile che ha voglia di collaborare con me, scrivetemi nei commenti o sui miei social che trovate nell'info box. E ricordate. Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michel Foucault, alla prossima! Ciao!